Rieccoci in diretta, è qui con noi Viola Carofalo, buonasera. Buonasera. E Viola Carofalo, portavoce di Potere al Popolo, lista che ovviamente anche lei concorre a queste elezioni del 4 di marzo. Ma dove trovarli? Perché dare soldi significa trovare coperture. Certo, ma noi i soldi li vogliamo levare ad alcuni, noi non vogliamo piacere a tutti, anzi c'è della gente a cui noi non vogliamo piacere affatto. Noi i soldi li vogliamo togliere a chi i soldi ce li ha. Quindi chi in questi anni ha sfruttato, chi in questi anni di crisi in cui tutti ci siamo impoveriti si è arricchito, ora deve pagare. Mi perdoni, ma attraverso una patrimoniale, sì. Cioè qual è il sistema che avete immaginato? Un sistema fiscale diverso? Noi immaginiamo un sistema fiscale maggiormente progressivo, perché è previsto anche, appunto, anche costituzionalmente che lo sia, quindi che sia maggiormente progressivo, una patrimoniale, e poi pensiamo che alcuni settori, prima si vedeva anche nel video, si parlava degli F-35 e della guerra. Per me, che la NATO ci chieda il 2%, io non posso dire, perché è vero che siamo fra pochi intimi, però cosa gli risponderei? Ma è assurdo, cioè le spese militari sono soldi buttati, per quanto ci riguarda. Come sono soldi buttati tanti sprechi e, vorrei dire anche una cosa, la dicono in tanti, però poi non la fa nessuno, l'evasione fiscale. In questo paese una politica seria di evasione fiscale, io ho letto una ricerca fatta dalla Ca' Foscari di Venezia, quindi non è che era il partito bolscevico, che diceva che facendo, rimediando all'evasione fiscale, recuperando l'evasione fiscale, noi rimediamo al debito dell'Italia in 15 anni. Cioè, è una cosa mostruosa. Ci dobbiamo andare a riprendere i soldi da questi signori che non pagano le tasse, che non sono i lavoratori dipendenti, perché i lavoratori dipendenti le tasse le devono pagare per forza, quindi evidentemente è qualcun altro. Gli adeguamenti al costo della vita sono necessari, bisogna trovare una formula. Alcune formule saranno anche un po' vintage, ma sono formule di tempi in cui si viveva un po' meglio da adesso. Io non sono una passatista, non penso, come dire, che prima si stava sempre meglio da adesso. Penso che chi sta male è sempre stato male, ma penso anche che la povertà che vediamo adesso e l'afflizione che vediamo adesso non si è mai vista. Non solo perché lo dicono le statistiche, che a volte, come dire, mischiano le carte, perché lo sappiamo tutti, no? I numeri si possono leggere in tanti modi. Io dico alla gente che sta a casa, alla gente che vuole riflettere su questa cosa, guardatevi intorno, come vi sembra che sia la vostra vita, come vi sembra che sia la vita dei vostri figli, è migliore o peggiore? Io penso che la mia generazione è la generazione più disperata degli ultimi 100 anni in Italia, con tutto che ci sono stati belle tragedie e bei problemi, perché è la prima generazione che non ha nessuna speranza di vivere meglio dei suoi genitori, ma neanche di vivere allo stesso modo. O noi affrontiamo questo problema, che passa anche per l'adeguamento salariale, oltre che evidentemente per l'estensione dei diritti, oppure siamo destinati semplicemente a rassegnarci a campare sempre peggio.